Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo della pedaliera WNM set da tre pedali, la Light, e voglio ringraziare i ragazzi di TZ Sync Project ancora una volta per darmi la possibilità di testare questo tipo di prodotto, questa pedaliera. Allora ragazzi, come si presenta? Beh, a livello di design personalmente mi piace molto perché c'è questo design aggressivo, futuristico, con questi intagli, ragazzi, che trovo davvero molto molto belli, e questo è solo gusto personale mio. Con questo con questa costruzione in metallo, con la combinazione di acciaio e verniciato a polvere e alluminio anodizzato, che ovviamente come al solito questo tipo di materiale, ragazzi, conferisce solidità alla struttura ed è quello che uno ricerca quando acquista questo tipo di accessorio. Tutte le parti mobili utilizzano dei cuscinetti per conferire questa sensazione di fluidità del movimento, perché questo è molto interessante. A livello di personalizzazione, e parlo di configurazione di posizionamento, questa pedaliera vi offre davvero tante opzioni. La prima è la possibilità, con questi fori posteriori, e questo per tutte e tre i pedali, di poter alzare e abbassare quindi l'angolazione della posizione della struttura di ogni singolo pedale, e anche con due fori davanti poter alzare o abbassare appunto l'inclinazione. Ci sono poi quattro asole presenti con un ampio margine di manovra, passatemi il termine, per il posizionamento in profondità dei pedali. Inoltre, sul pedale della frizione vi è presente il classico perno, però questa volta è a vite, in cui vi dà la possibilità di poter selezionare la durezza, la resistenza del pedale. Per quanto riguarda il freno, questa caratteristica non c'è, e invece sul pedale dell'acceleratore invece è presente un'asola, questa per dare veramente la possibilità di configurazione di fino per quanto riguarda la resistenza appunto del pedale. Altra configurazione possibile sono l'altezza delle piastre dei pedali, e qui la scelta è limitata proprio in virtù del fatto di quello che vi ho spiegato, che potete inclinare il pedale, quindi l'ingegnere dice: non è che ti metto l'inclinazione sotto eppure sulla piastra. Io l'avrei fatto. Si ha comunque la possibilità di inclinarlo come si vuole, e in più con queste asole e questa struttura che adesso vedremo per quanto riguarda la piastra di appoggio dei pedali, si possono praticamente ottenere configurazioni di posizionamento quasi infinite. Ci sono questi fori che sono un invito quasi ad andare a forare da soli per poter posizionare la piastra a proprio piacimento. Sempre in virtù del ragionamento che sto facendo io, l'ingegnere avrà pensato: vabbè, io ti faccio due fori, siccome poi il pedale orizzontalmente, verticalmente e nell'angolazione lo puoi posizionare come vuoi, non ha senso farti altri fori. Andiamo nel dettaglio, nello specifico, per quanto riguarda questi pedali. Allora, veniamo alla frizione e alle sue caratteristiche. Allora, c'è la presenza di questa struttura ad U, praticamente, che è collegata con un perno all'interno, con questa molla che non ha tanto resistenza, che praticamente quando si arriva all'oscillazione quasi in battuta della frizione, c'è questo scatto che dovrebbe dare questa sensazione di frizione, e sul ritorno, quindi sulla staccata, il bite, chiamatelo come volete, ci dovrebbe essere questa sensazione di appunto di rilascio della frizione quando stacca. L'ho provata, ragazzi, e nel senso che l'idea sembra buona, ma credo che debba essere perfezionata. Mi riservo di testarlo bene, magari cambiando qualche impostazione, magari andando a giocare sul precarico e irrigidendo un attimino con la posizione del perno, per vedere se effettivamente si accentua questa sensazione ricercata degli ingegneri. Per il momento è un qualcosa che secondo me non è abbastanza efficace in questo senso qua. Non è da buttare via, è sempre una frizione comunque leggera che fa il suo lavoro, questo l'ho testato, però ovviamente noi ricerchiamo la sensazione proprio di stacco della frizione, quindi non è da bocciare, però secondo me si può fare un attimino qualcosa in più, anche perché secondo me l'idea con questa struttura rialzata eccetera può essere una soluzione, perché no. Veniamo all'acceleratore, ragazzi. Allora, mollettone con precarico, sensore sempre contactless, il sistema è sempre con questo pistone interno che arriva in battuta, e grazie a questo sensore, diciamo, l'importanza di degli acceleratori lo sappiamo, ragazzi, che fanno on off, che danno la possibilità di poter fare ovviamente un minimo di parzializzazione. Con questa asola molto ampia si ha la possibilità di aumentarne questa resistenza a piacimento. Oltretutto c'è anche questa ghiera di precarico che vi offre questa possibilità. Non ho nient'altro da aggiungere su questo acceleratore, perché
Voglio dire, è molto semplice, ma a volte la semplicità è quella più efficace, secondo me. Veniamo al pezzo più importante di ogni singola pedaliera, che è il freno, il pedale del freno. Ora, subito vi dico che il dubbio che ho è perché non avete messo la possibilità anche di regolare l'inclinazione. Anche qui penso che sia dato da una scelta ponderata sul fatto che il sistema che viene utilizzato è caratterizzato da che cosa? Da due molle, ok, in questo caso, in questa configurazione, e un elastomero. Però, siccome gli ingegneri ci pensano bene, vi danno degli elastomeri in più e delle molle in più. Perché? Perché potete configurare questo tipo di sistema come volete: tre molle, una molla, due elastomeri, tre elastomeri, come volete, in modo tale da poter ottenere la configurazione personalizzata, quella che si cuce addosso al vostro piede, sfruttando appunto questa caratteristica di multiconfigurabilità. Non so se mi sono inventato un termine, non importa, so che mi capirete. Quindi la scelta è anche quella: io perché devo mettere qualcosa che essere più duro, più leggero, se tu puoi giocare con questo tipo di parte amovibile che è altamente configurabile? Non è un ragionamento sbagliato. Tu mi dai la possibilità di avere un po' più di configurazione, sono contento perché sono un utente cacabì. Tornando a quello che è l'essenziale, quella che è comunque l'idea della progettazione di questo pedale, di questo sistema frenante, ovviamente c'è alta configurabilità a livello di sensazione. In questa configurazione qui sono andato a testarla e è una questione di abitudine, di feeling, qui è molto personale, è un sistema che comunque fa il suo lavoro e che comunque a livello di sensazione io percepisco, ed è questo forse che non mi piace con questo tipo di sistema, che c'è sempre una morbidosità, a qui sto inventando dei termini, morbidosità nel fine corsa della frenata, e comunque questa gommosità te la dà dell'astomero, quindi è questa cosa qui che in altri sistemi non c'è, perché oltre al liquido che è incomprimibile eccetera, c'è tutto un sistema che riduce questa sensazione. Ma se devo essere del tutto onesto con voi, non è che è malvagio, alla fine si frena bene, si usa bene, chi è abituato con questo tipo di sistema secondo me si troverà benissimo, oltretutto perché c'è altissima configurabilità con questo, con questi elastomeri e con queste molle che vi danno in più. Una cosa molto importante anche da sottolineare è la cella di carico, 200 kg. Non è poco, ragazzi, è una bella cella di carico. Nel complesso, a livello di pedali, devo dire che WNM, in questo caso con questa Light, ha fatto comunque un buon lavoro, rientra comunque nella fascia di mercato molto interessante. Una caratteristica che mi piace moltissimo, e poi parleremo della piastra ovviamente, è la scelta di questa centralina non in plastica ma in metallo, ma soprattutto degli attacchi, ragazzi, GX12-4 che abbiamo già visto nel volante GT che vi ho presentato, che vi conferiscono una solidità a livello di aggancio pazzesca, ragazzi, e questa è un'ottima scelta. Questo non si muove, ok, non ha movimenti, quindi non ci sono strappi, niente, però questo l'avviti, ciao, dimenticato. Non sono gli RJ che in plastica, fai attenzione quando lo metti, lo togli perché si può rompere, no, qui vai tranquillo, qui vai tranquillissimo. Quindi ragazzi, passiamo alla piastra. Allora, questo qua è stato un pezzo molto interessante per me, perché quando è arrivato dico, ma che è sta cosa, oh, tutta smontata, un cortoncino così, ragazzi, una furbata pazzesca, intelligentissima. A livello logistico vi arriva veramente con un cartone piccolo così, perché sono quattro pezzi, due profili in alluminio, due piastre preforate e un battitacco, quindi mi arriva così. Quindi a livello logistico, magazzino eccetera, WNM sono avanti. Quindi vi faccio vedere la composizione: battitacco, le due piastre identiche, ok, e qui dentro ovviamente sono fissati i profilati in alluminio. Questo vi dà la possibilità di poter configurare la piastra come volete, cioè i pedali lungo la parte interna del profilato potete spostarlo su tutta la lunghezza del profilato, cioè potete attaccare i pedali, allargarli, uno più a destra e a sinistra, cioè veramente personalizzazione mostruosa. Secondo, il battitacco potete configurarlo in profondità, cioè verso di voi o verso il pedale, in altezza, perché ci sono tutte queste asole qui, e oltretutto anche in inclinazione. Io ho il piede più grande, più corto, e mi trovo meglio così, eccola. Qui avete un'infinità di possibilità di configurazioni che non è che vi danno tutti, ragazzi. In più ci sono queste asole, vedete ragazzi,
che sono veramente molto ampi, in modo tale da cercare tutti eventualmente i fori delle vostre piastre, delle vostre postazioni. L'unica cosa, se veramente devo trovare il pelo nell'uovo su questo tipo di sistema, è che magari qualche forellino a livello orizzontale in più l'avrei messo, perché qui praticamente posso andare a cercare soltanto a livello verticale. Perché? Perché ovviamente i profilati sono di questa dimensione e non posso andare, non ci sono altre asole in cui non posso fissarlo qua, quindi lo metto in mezzo, non c'è. All'inizio avevo dei dubbi per quanto riguarda la stabilità, proprio perché non è un corpo unico. Vi assicuro che è come una postazione, all'inizio è traballante, ma quando inizi poi ad avvitare le viti diventa un corpo unico, non si muove assolutamente. L'ho già testato, ragazzi, gli ho dato dei pestoni a sta povera pedaliera che non potete immaginare. Non si muove, molto resistente, dato ovviamente dalla qualità del materiale utilizzato. Ancora una volta io ringrazio i ragazzi di Team Z Sim Project per avermi inviato questa pedaliera e per avermi ancora dato fiducia. Nella speranza che questo video presentazione unboxing un po' particolare vi sia piaciuto, vi chiedo un pollice in su, lasciate un commento, ditemi che cosa ne pensate, le prime impressioni anche così visive di questa pedaliera. E come al solito iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, un abbraccio. Ciao!